Hai fissato il tuo primo appuntamento dallo psicologo. Sei lì sotto il suo studio, citofoni e il cuore ti salta in gola. Un po' di ansia, un po' di agitazione, un po' di emozione è molto frequente ed è normale quando ti appresti a svolgere il primo colloquio, perché non sai cosa ti aspetterà. Sta tranquillo, non ti aspetta nulla di tragico. Ti faccio entrare nel mio studio, ti faccio accomodare ad una sedia e io dall'altra parte sulla scrivania e iniziamo a dialogare. Ti chiedo i motivi solitamente che ti hanno portato qui da me e tu inizi la tua narrazione e nel frattempo io faccio un sacco di cose. Siamo già in terapia perché tu stai portando quello che tu sei, il tuo modo di essere, il tuo modo di parlare, il tuo linguaggio non verbale e anche se ci siamo appena conosciuti, tutta una serie di elementi si iniziano a delineare. Questo ci serve per riuscire ad inquadrare meglio le tue problematiche. Serve a me per riuscire a capire chi ho di fronte e per trovare le chiavi giuste per aiutarti. Solitamente si crea da subito un clima disteso, di rilassamento, di tranquillità, che ci dà la possibilità di gettare le basi di quella che è l'alleanza terapeutica. Il primo compito dello psicologo è quello di metterti a tuo agio, di farti sentire un po' a casa, di farti sentire compresa, perché lo sei veramente. Sempre all'interno del primo colloquio iniziamo a delineare un piano terapeutico, e cioè un percorso che ci darà la possibilità di andare verso i tuoi obiettivi. Al termine del colloquio solitamente esplicito quelle che sono le regole del setting, cioè delle semplici regole di base che permettono a questo tipo di relazione di funzionare. Tra queste il segreto professionale, la durata della terapia, solitamente non va oltre le 10-15 sedute. Ti spiego le modalità di pagamento e di contatto con me e ti spiego anche la regola importante della massima sincerità tra di noi. Mi accerto che tutte queste regolette siano comprese dal paziente, di modo che possiamo iniziare un percorso insieme. Il primo colloquio è molto importante e solitamente i cambiamenti iniziano ad avvenire in questa prima seduta. Personalmente faccio pagare, come le altre sedute, anche il primo colloquio e ritengo che questo sia un segno di grande rispetto nei confronti del paziente, perché nel primo colloquio già stanno avvenendo tutta una serie di cose importanti, perché io sono già completamente a tua disposizione e sto svolgendo il mio lavoro in maniera professionale e in maniera completa. E per te, com'è stata la prima volta che sei stato dallo psicologo? Oppure come te la immagini? Scrivi un tuo commento qui, parliamone insieme, facciamo una bella carrellata di commenti. A presto, ciao!